del neorealismo diamo soltanto alcuni concetti, perché ne abbiamo anche già parlato, accennato la volta scorsa, e dobbiamo vedere invece il neorealismo nei campi più, in campi più specifici, il campo letterario, il campo musicale, il campo artistico. Per cui l'ordine, diciamo, dei lavori sarà questo. Ecco, dopo una brevissima introduzione nel campo letterario ci soffermeremo a parlare di Rocco Scodelaro, mentre per quanto riguarda il campo musicale sarà Raphael a presentarci un compositore, quindi ci accompagnerà per mano per poter leggere il messaggio, perché io per prima mi dichiaro incapace di farlo, non sono addentro a queste segrete cose. E Giorgio ci presenterà il neorealismo dal punto di vista artistico, quindi ognuno di noi ha questi campi che apparentemente sembrano tra di loro divisi, distinti, perché hanno un campo di indagine, quindi un oggetto da presentare diverso, però in effetti li accomuna questo filo sotterraneo che è il neorealismo a partire dal 1930 in poi. Perché abbiamo scelto questo? Penso che lo abbiamo detto anche altre volte, perché abbiamo già tratteggiato la letteratura contemporanea a partire dal primo Novecento, quindi abbiamo fatto già un passaggio abbastanza rapido, ma secondo me incisivo, fra le scuole del primo trentennio del Novecento, no? Attraverso i crepuscolari, il futurismo e l'ermetismo. Quindi ci sembrava opportuno adesso allargare un po' lo sguardo alla produzione letteraria che in maniera particolare riguardasse la narrativa. Giusto per intenderci su una cosa importante, il neorealismo non è soltanto quello letterario, appunto, il neorealismo è un po' un orientamento culturale del tempo, quindi non ha un interesse strettamente letterario, ma diciamo che investe tutta la situazione dell'uomo, investe tutta la situazione dell'intellettuale, e quindi uomo intellettuale, in maniera particolare, che si interessa come problematica fondamentale di quello che possa essere l'avvenire sociale, ma anche l'avvenire politico, no? Del cittadino di quel momento. Adesso l'arte e la cultura quindi assumono proprio un vero impegno, un impegno preciso, perché devono promuovere nell'individuo e quindi nella comunità un impegno che è soprattutto di natura morale per il recupero, come dicevamo la volta scorsa, della dignità dell'essere umano. Questo come momento base, tant'è che il neorealismo non è soltanto un orientamento culturale italiano, ma è addirittura a carattere mondiale. Quindi è questo particolare periodo del Novecento che interessa a raggio molto ampio quella che è la visione dell'uomo dal 1930 in poi, una visione che porta alla considerazione dell'uomo così come vive nella società e come dovrebbe vivere nella società, quindi il vero e proprio politico del tempo. Per quanto riguarda in maniera più specifica la letteratura come momento neorealista, diciamo che è una letteratura impegnata. In che senso? Fino al 1920-1930 gli orientamenti culturali italiani sono stati un po' diversi, nel senso che non soltanto i momenti specifici scolastici, ma anche alcune riviste hanno orientato l'uomo di cultura del tempo, per cui si è parlato magari o di un uomo, di un poeta, di uno scrittore che doveva chiudersi in se stesso e quindi esplicitare il suo mondo interiore, o di chi doveva preoccuparsi, per esempio, di dare più importanza alla forma letteraria perché divenisse più autonoma rispetto alla produzione dell'Ottocento. C'è di chi guardava, ma in maniera molto velata, quello che accadeva nel tempo. Adesso abbiamo invece un orientamento ben più preciso. La letteratura deve diventare una letteratura impegnata. Che significa? Una letteratura che deve esulare da quello che possa essere lo svago, no? Cioè la possibilità di evadere dalla realtà, ma una letteratura proprio che aiuti proprio a prendere coscienza della situazione contemporanea che l'uomo in quel momento stava vivendo. Qui gli autori
le opere, i progetti non vanno in un'unica direzione, perché il neorealismo non è una scuola, questo dobbiamo proprio chiarirlo a grandi lettere, a lettere cubitali. Il neorealismo non è una scuola, non è una scuola del tipo delle altre scuole che abbiamo avuto precedentemente, quella dei crepuscolari, quella futurista, quella ermetica, perché non ha dei canoni, non ha delle leggi ben precise, non ha un manifesto che la introduca, è piuttosto un modo, di sentire nel tempo determinate problematiche. Relativamente poi a quella che è la corrente letteraria, possiamo dire che nasce intorno al 1929-1930. Forse il primo documento è proprio rappresentato dall'opera Gli Indifferenti di Moravia, seguita anche da Fontamara di Silone e Gente di Aspromonte di Alvaro. Praticamente gli scrittori abbandonano le esercitazioni stilistiche e ritraggono il mondo con la maggiore dose di verità possibile. Quindi è un neorealismo diverso dal neorealismo verdiano della seconda metà dell'Ottocento. È sempre uno sguardo rivolto al reale, ma per cogliere cose nel reale, cogliere quanto più possibile la verità della vita. Quindi è una rappresentazione analitica, quasi drammatica di una condizione umana. Questa condizione umana che è un po' presa, un po' travagliata dall'angoscia dei sensi, ma anche proprio dalla noia di un'esistenza che a volte sembra priva di obiettivi, anche dalla convinzione che lo stile di vita borghese non corrisponde più. Ma in maniera particolare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio l'oggetto specifico del neorealismo diventa, o perlomeno dà origine a tutta una produzione letteraria che nasce dall'antifascismo, dalla guerra, dalla narrazione della resistenza, dalla specifica sorte post-bellica, in quanto è la revisione, è il riscatto di quei valori morali e civili che la politica fascista e purtroppo la sua avventura internazionale avevano in un certo senso adulterato. Ecco, in questo quadro si innesta quello che è proprio la produzione poi letteraria italiana. Noi abbiamo scelto questa sera di parlare di Rocco Scodellaro, un po' perché la letteratura meridionale sembra poco trattata, sembra poco valorizzata. Quando abbiamo invece veramente degli autori, degli scrittori che hanno messo a nudo problematiche che non sono relative solo ad alcune zone del meridione, ma che assurgono poi a valore nazionale e proprio europeo. Per cui Rocco Scodellaro, questo giovanissimo scrittore nato nella Lucania nel 1923, descrive le condizioni. Disturba la registrazione. Avevo letto quello che aveva detto Francesco Val. Quindi è nato nella Lucania intorno al 23, è morto giovanissimo, aveva appena 30 anni. Nasce a Tricarico, che è in provincia di Matera, da una famiglia molto semplice, ma così come era la maggior parte in fondo degli abitanti di questo paesino. Il padre è un calzolaio, la madre appartiene invece ad una condizione diversa, perché sa leggere e scrivere. E saper leggere e scrivere, stiamo parlando del 23, insomma, era veramente qualcosa di molto particolare, cioè era come un gradino superiore in una scala sociale. Però lei questo saper leggere e scrivere non lo tiene per sé, ma lo mette al servizio del paese. E mette al servizio del paese queste conoscenze, anche se sono modeste. E infatti Rocco impara proprio da lei i primi rudimenti della scrittura. E così come fa la mamma, anche lui è portato a insegnare a leggere e scrivere ai suoi coetanei. Le condizioni economiche non consentono di frequentare una scuola, per cui dopo la prima conoscenza elementare viene accompagnato in un convento dei Cappuccini sugli Alburni, a Sicignano degli Alburni.
poi successivamente a Cava dei Tirreni, con grande sacrificio riesce a frequentare le scuole secondarie. Dico con grande sacrificio perché si adatta anche a fare l'istruttore presso alcuni collegi, fino a quando tra Matera, Potenza e anche Trento riesce comunque a laurearsi. Questo è un periodo un po' particolare, il periodo in cui inizia diciamo, la sua attività politica e si iscrive al Partito Socialista, siamo già nel 1943. Si iscrive al Partito Socialista che secondo lui in questo periodo è quello che più consente di poter facilitare un cambiamento nella società del suo tempo. E c'è qualcosa che lo assilla in maniera forte. Cioè, il suo impegno di natura prima partitica, socialista proprio, è un impegno che lo porta ad avere come obiettivo quello di migliorare, il desiderio di migliorare le condizioni economiche e sociali del suo ambiente, che è un ambiente contadino per la maggior parte, per il 90% forse, degli abitanti di Tricarico, gente che vive in maniera molto semplice, addirittura si può dire disumana, dal punto di vista igienico-sanitario, non vi dico, non esistevano i bagni in casa, c'era allora addirittura il passaggio di un grande carro la mattina che raccoglieva tutto ciò che igienicamente doveva essere eliminato nelle abitazioni che erano di una semplicità, di una miseria veramente grande, cioè la povertà la faceva da padrona. E qual era l'impegno fondamentale appunto suo? Quello di riuscire a decondizionare l'ambiente. Come? E intanto si dà un grande affare e riesce in questo piccolo centro lucano a favorire la nascita di un ospedale. Poi utilizza le risorse mandate da fuori, dagli emigranti, per costruire strade, per bonificare la zona, perché intanto è stato eletto sindaco del paese. E partecipa anche all'occupazione delle terre incolte per poterle dividere, assegnare a chi invece aveva la facoltà e la possibilità di coltivare. Praticamente forma in maniera particolare con il suo contributo quello che è l'iniziale progetto della riforma agraria del Sud. Purtroppo però, come accade in tutti i centri, ha anche lui dei nemici di partito opposto. Viene accusato di peculato, viene arrestato e nasce qui una delusione grandissima e anche proprio l'abbandono, possiamo dire, di incarichi istituzionali, anche se viene riconosciuto non solo innocente, ma viene dichiarato che il fatto non sussiste, quindi è completamente libero da ogni accusa. Però durante questa sua presenza fortissima nell'attività politica, l'obiettivo fondamentale è uno, cioè trasformare il popolo. Diventa non solo l'obiettivo da raggiungere, ma diventa il cammino da percorrere perché gli abitanti di Tricarico possano uscire fuori dal condizionamento in cui vivevano in quel tempo e quindi prendere coscienza in effetti di quello che significa essere popolo. Perché qual era la differenza? Che cosa avvertiva? La folla, in fondo, è un assembramento estemporaneo di individui, un assembramento che sì, magari ha una sua immagine, se vogliamo, anche fisica, praticamente diciamo che ha uno spazio, no? Da poter occupare, ma è caratterizzata dalla mancanza proprio di quella caratteristica proprio della società, cioè di norme o di strutture ben precise. Questo è determinante perché la caratteristica relazionale di una folla non è prevedibile. È prevedibile come dimensione fisica, ma è non prevedibile e estemporanea nelle relazioni tra individui, per cui è asettica nel suo essere. Lui desiderava invece che questi abitanti di Tricarico, questa folla di cafoni, no? Di contadini, come li chiama, abbia la possibilità, percorrendo una forma educativa e correttiva utile, possa diventare un popolo. Perché il popolo ha dalla sua una definizione particolare, intanto è un gruppo umano, non è un insieme estemporaneo. Il popolo è un gruppo umano ed è un gruppo che è unito da lingua, usi e costumi propri partecipati da tutti. Cioè è un insieme
che ha una cultura ben definita. Il motivo per cui gli abitanti del suo paese sembravano folla e non popolo, secondo il nostro locco, era determinato proprio dal fatto che non avevano una cultura ben definita, per cui magari ognuno si muoveva secondo i propri interessi e non faceva che chiedere, che rivendicare diritti, ma senza avere né un referente ben preciso né tantomeno un obiettivo da raggiungere. Per cui diventa proprio lo scopo fondamentale della sua partecipazione al momento politico. E chiaramente non è che sempre l'obiettivo possa essere facile da raggiungere, considerando anche la breve vita che ha avuto, perché, come sappiamo, muore di infarto mentre si trova a Portici, dove era stato convocato per poter studiare proprio la situazione del meridione e in maniera particolare del suo paese. L'attività letteraria di Rocco è tanta, anche se è vissuto così poco. Intanto la poesia, secondo lui, è uno strumento di lotta e quindi è uno strumento che può emancipare socialmente. Le sue opere sono tutte legate a quello scopo di cui abbiamo parlato, trasformare questa folla in popolo e quindi alla società contadina. Pensate che ha scritto 300 poesie in così breve tempo, ha scritto un romanzo che si intitola L'uva puttanella, ha fatto un'inchiesta sui contadini del sud, ha scritto anche un'opera teatrale che si intitola Giovani soli e poi una raccolta di racconti che sono stati pubblicati con il titolo Uno si distrae al bivio. Precisiamo che le opere sono postume e sono state curate e pubblicate successivamente. Nella sua produzione letteraria, ma molto per sommi capi, individuiamo quali sono i momenti più importanti. Allora, abbiamo una piccola produzione giovanile che è conosciuta con il nome di È fatto giorno. È una produzione semplice, pastorale, dove si legge una visione serena della vita, dove però realismo e fantasia vengono a collaborare tra di loro e terminano, lo raggiungono un'esaltazione che è quasi di visione bucolica. Bene, di questa raccolta È fatto giorno, Anna adesso ci fa ascoltare la poesia Lucania. Non abbiamo tutto il testo, per cui vi invito proprio a gustare la terminologia che il poeta usa e a trasferire la nostra spiritualità in questi luoghi bellissimi dove metaforicamente si assiste a un mondo bucolico che può essere quello della nostra anima. Se sei pronta possiamo leggere. Sì. Mi accompagna lo zirlio dei grilli e il suono del campano al collo di un'inquieta capretta e il vento mi fascia di sottilissimi nastri d'argento. E là, nell'ombra delle nubi sperduto, giace i frantumi in un paesetto lucano. Bellissimo. Perché vi dicevo, la fusione tra questi due momenti, il momento della fantasia e il momento della realtà. Il poeta che si sente trascinato, spostato da un luogo immediato, bucolico, da un luogo reale, di una campagna semplice, di una campagna dove c'è uno sguardo che si stende in maniera serena, dove ascolta lo zirlio dei grilli, si sente trasportato dal fruscio del vento che con peli sottili lo porta altrove. Però questo andare altrove, che è il mondo della fantasia, in fondo si imbatte con una realtà drammatica. Questo paesino che va in frantumi. Non sono frantumi materiali quelli di cui Rocco Scodellaro vuole parlare, ma va in frantumi proprio nell'essenza dell'uomo. Cioè quest'uomo di Tricarico che in fondo non ha un obiettivo chiaro e preciso di ciò che vuole, che magari desidera uscire da questo condizionamento, ma non riesce, non sa come poterlo fare. A chi affidarsi, perché anche il partito purtroppo non riesce a soddisfare le esigenze, le richieste che questo popolo semplice, questi abitanti semplici di Tricarico chiedono. Ed è qui che avviene
il primo cambiamento nella sua poetica, un cambiamento che nasce proprio da un senso di grande sconforto, no? una forma quasi rivoluzionaria di questi abitanti che egli chiama i cafoni, come in fondo sono indicati tutti gli uomini del meridione solo perché dediti alla coltivazione della terra. Ed è qui, in questo momento, che c'è la testimonianza della guerra, della sofferenza, della povertà, del desiderio di un riscatto, ma soprattutto della rivendicazione dei diritti dell'essere umano. È il momento in cui questa civiltà che chiamiamo contadina entra in un ampio sguardo, perché vuole diventare non soltanto civiltà contadina, ma civiltà dell'umanità intera. È di questo secondo periodo che determina quindi il cambiamento nella sua composizione poetica. Ascoltiamo Non gridatemi più dietro. Anche questa è una composizione molto bella, dove è presente quasi si tocca con mano il desiderio di uscire da questo luogo così ristretto, così legato a certe situazioni, e ampliare lo sguardo in quelle che possono essere le condizioni di un attricarico non della nostra provincia, non della provincia di Matera, ma di un attricarico italiano, di un attricarico europeo, di un attricarico mondiale, lì dove non c'è il bisogno del singolo uomo, ma c'è il bisogno dell'uomo che appartiene ad una umanità e che come tale ha il diritto di viverla in maniera piena. Allora, ascoltiamo Non gridatemi più dietro. Non gridatemi più dentro, non soffiatemi in cuore i vostri fiati caldi, contadini. Diamoci insieme una tazza col di vino, che all'ilare il tempo della sera s'acquieti il nostro vento disperato. Spuntano ai pali ancora le teste briganti e la caverna, l'oasi verde della triste speranza. L'Indo conserva un guanciale di pietra. Ma nei sentieri non si torna indietro, altri ali fuggiranno dalle paglie della cova, perché lungo il perire dei tempi l'alba è nuova. È bellissima. Nuova. L'alba è nuova. E questo è un grido bellissimo di Scodellaro, è perché è il grido della speranza. Cioè, non si torna indietro nei sentieri, si prende coscienza di quello che si è vissuto, si è consapevoli della tristezza, del dolore, della sofferenza dell'uomo che vive una vita così grama, ma la proiezione dell'uomo deve essere verso il domani. E l'alba del domani è un'alba nuova, ed è un'alba nuova che ci conduce verso situazioni diverse, che non possono più, situazioni che non possono più farci tornare sui sentieri percorsi, ma che ci devono aiutare a superare questi momenti senza perdere la nostra identità, ma nella possibilità di accaparrare tutto ciò che per l'umanità diventa un diritto e un dovere. È un'alba nuova ed è proprio è un grido quello di Rocco Scodellaro. Cioè, leggendola la poesia, dovremmo proprio lasciarci trascinare da quest'ultimo verso. L'alba è nuova, e un'alba nuova non può ripetere il colore e i colori di quella precedente, perché è strettamente dipinta dalla speranza, non una speranza vuota, non un termismo di tipo veriano, ma una speranza che faccia perno sulla consapevolezza, sulla solidarietà, sulla coscienza. La giustizia e la libertà devono essere patrimonio comune di tutti gli uomini. E qui passiamo subito dopo al periodo invece dello sconforto. Quindi, da questa prima fase giovanile che abbiamo visto in È fatto giorno, a questa consapevolezza di un dolore che è comunque proiettato verso la speranza, il terzo momento nella poesia di Rocco Scodellaro è proprio lo svilimento. Perché lo svilimento? Perché si rende conto di una cosa, che l'aver avuto tanta fiducia in un'azione politica capace di trasformare la folla in popolo è andato completamente deluso. E la poesia emblematica di questo è 18 aprile Pozzanghera Nera. Che cosa è successo? Il 18 aprile del 48 è una data importantissima, perché alle elezioni la Democrazia Cristiana ha avuto il sopravvento sui partiti di sinistra. Quindi per Rocco Scodellaro è una duplice sconfitta questo, perché è la sconfitta
sua, personale, di questa fede politica in cui ha creduto immensamente, ma è la sconfitta anche nell'istituzione che non riesce a poter dare il senso della continuità a chi ne ha tanto bisogno, e chi ne ha tanto bisogno è appunto il popolo del Meridione, in maniera particolare il suo, che abbiamo detto comunque esula da una condizione fisica per diventare invece nazionale ed europea. E quindi assistiamo in questa composizione altamente lirica al senso della rassegnazione, ecco, uno smarrimento che non ha il tono forte che abbiamo sentito precedentemente, del grido della speranza, ma è quasi una rassegnazione che Rocco Scodellaro evidenzia, convinto com'è che in fondo non è l'impegno politico che può aiutare l'uomo a uscire da quel condizionamento, ma piuttosto l'impegno letterario. Ecco perché la sua è una produzione che fa parte di un neorealismo che abbia un impegno ben preciso. D'altra parte, se vogliamo considerare in fondo la cosa, quando è stato rivalutato e quando è stato valutato, quando la sua produzione letteraria è stata veramente gustata, sentita e avvalorata? Dopo la sua morte. Quindi è stato il suo impegno letterario che ha dato continuità alla sua alla problematica esistenziale che egli stesso ha rappresentato. Allora Anna, per piacere, se ci leggi 18 aprile Pozzanghera nera. Carte abbaglianti e pozzanghere nere hanno pittato la luna sui nostri muri scalcinati. I padroni hanno dato da mangiare quel giorno. Si era tutti fratelli. Come nelle feste dei santi. Abbiamo avuto il fuoco e la banda. Ma è finita. È finita. È finita. Ecco. Quest'altra torrida festa. Siamo qui, solo a gridarci la vita. Siamo noi soli nella tempesta, e se ci affoga la morte, nessuno sarà con noi, e col morbo e la cattiva sorte, nessuno sarà con noi. I portoni ce li hanno sbarrati, si sono spalancati i burroni. Oggi, ancora e 2000 anni, porteremo gli stessi panni, noi. Siamo rimasti la turba dei pezzenti, quelli che strappano i padroni, le maschere coi denti. Che bella, bellissima. I portoni sono stati chiusi, sbarrati, non ci possiamo aspettare niente da nessuno, perché noi continuiamo purtroppo ad essere quella folla, quella turba, che malgrado voglia essere diversa, non riesce perché la delusione è talmente grande e il tono della rassegnazione è talmente forte che per Scodellaro quell'impegno fortissimo che aveva messo nella prima parte della sua vita si trasforma invece in delusione, ma non delusione nel senso di un determinismo che deve annullare l'uomo, ma nel senso di un impegno ulteriore che l'uomo deve cercare di mettere per recuperare quello che la sua dignità di essere umano deve poter dare. Dobbiamo chiudere, leggiamo l'ultima poesia che è La mia bella patria. Dobbiamo chiudere perché avevamo mezz'ora a disposizione, dobbiamo lasciare quindi la possibilità sia a Raffaele che a Giorgio di presentare gli altri due momenti del neorealismo. Chiudiamo con La mia bella patria, in cui c'è proprio l'uscir fuori da un condizionamento di una spiaggia chiusa, cioè lo sguardo del poeta diventa lo sguardo di qualcuno che non si vede abitante di un paese, ma è l'abitante del cosmo. C'è questa apertura ad un cosmopolitismo ampio. In fondo questa umanità drammaticamente rappresentata con i problemi del tempo è l'umanità di tutto il mondo. È un'umanità che soffre, ma è un'umanità che comunque si deve aprire con una formazione, una cultura e anche un obiettivo giusto a sentirsi partecipe di una realtà che è la realtà del mondo inteso nel senso più pieno della parola. Ecco perché esplode con questa poesia che è di pochi versi ma è molto profonda, molto bella, La mia bella patria. Anna. Io sono un filo d'erba che trema, e la mia patria è dove l'erba trema. Un alito potrà piantare il mio seme lontano. Dove lontano? Lontano dall'immediato, dal mio paese.
però lo può trasportare lontano, e se lo può trasportare lontano diventa patria mia, lì dovunque questo seme possa germogliare e dare origine ad un'umanità diversa. Ci sono altri temi di cui il poeta parla, magari lo vediamo qualche altra volta, perché ci sono le poesie dedicate pure alla madre, dedicate al padre. Un'ultima cosa e chiudo, al romanzo L'uva puttanella. Io vi consiglio di leggerlo, perché è veramente eccezionale. Alcuni passi magari li potremo leggere a proposito delle esercitazioni che facciamo il lunedì. Almeno io mi propongo di portare una parte di quella. Che cos'è l'uva puttanella? Guardate il messaggio che dà in questo romanzo. L'uva puttanella è quel grappolo dove vi sono acini maturi piccoli che devono lottare per la sopravvivenza. In fondo sono gli uomini del sud. Gli uomini del sud sono questi piccoli acini che fanno parte del grande grappolo, che costituiscono il grande grappolo. Potrebbero non essere presi in considerazione, ma se non ci fossero, gli acini grandi non avrebbero una bella sopravvivenza, perché sarebbero sparsi a destra e manca senza questa unità che è realizzata dagli acini piccoli maturi. Quindi non sono in più, non sono da eliminare, ma fanno parte del grappolo proprio nella sua interezza, ma anche nella sua integrità. Cioè sono quegli acini che magari a guardarli non sono belli, ma che sono elementi costituenti fondamentali di una unità, perché costituiscono gli uomini del sud. Io vi ringrazio tanto, ringrazio Anna, e adesso sentiamo Raffaele che ci presenta il neorealismo. Aspetta, prima di Raffaele faccio un'introduzione. Sì? Chi è Olivier Messiaen, perché molto probabilmente Raffaele non ha il testo. Dunque, Olivier Messiaen è La speranza appesa a una corda di violino. Il 15 gennaio 1941, nel campo di concentramento di Gorlitz, Slesia, i prigionieri di guerra ascoltarono estasiati un meraviglioso concerto composto da un loro compagno di prigionia, uno dei più grandi musicisti del Novecento, Olivier Messiaen. Egli si avvalse per realizzare questo miracolo, oltre che del suo genio, anche di un violoncello mancante di una corda, un violino mal ridotto, un vecchio clarinetto ed un vetusto pianoforte cui mancavano alcune note con tasti difettosi. Il deportato Messiaen ha raccontato: «Il quartetto è stato composto per i musicisti e gli strumenti che avevo, per così dire, sotto mano, avevo bisogno di pensare alla musica, di farla per sentirmi vivo». Sono partito da un'immagine molto amata, quella dell'angelo, che annuncia la fine del tempo. L'abisso è il tempo, con le sue tristezze, con le sue stanchezze. Gli uccelli sono il contrario del tempo, sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di arcobaleni, di vocalizzi giubilanti. Una raccomandazione ai musicisti. Non temete tutto ciò che rende un'interpretazione viva, sensibile. Suonate pieni di fantasia. Racconta ancora Messiaen, il freddo era atroce, lo stalag sepolto sotto la neve. I quattro esecutori suonavano su strumenti danneggiati, ma mai ho avuto un pubblico che ascoltasse con una tale estatica attenzione e comprensione. Passo la parola a Raffaele. Bellissimo, Anna. Grazie. No, ci ha introdotto veramente in questa maniera. Ecco, adesso così Raffaele ci fa gustare quello che hai detto, trasferì note in musica. Ciao, buonasera. Ciao Raffaele. Innanzitutto voglio ringraziarvi per donarmi la fiducia di questa sera, in questo intervento, che spero non deludervi nessuno. Allora, una piccola rassegna biografica del compositore. Olivier Messiaen, compositore francese, nato
è nato a Avignon nel 1908 e morto a Parigi nel 1992. Allora, il suo padre era professore inglese e traduttore di opere di Shakespeare. Sua madre era Cécile Sauvage, era poetessa. Studiò organo con M. Dique, teoria con M. Manuel, composizione con C. Dica al Conservatorio di Parigi. Organista nella Chiesa della Trinità e professore di composizione al Conservatorio di Parigi. Costituì nel 1936 con Baudieu e Jolivet e Lesueur il gruppo di avanguardia Légion France. Compose musiche orchestrali, corali, organistiche, di camere, nella quale una introduzione mistica convive con un linguaggio moderno e personale, di cui M. Espose i principi in vari scritti teorici. Fra i suoi lavori, La Natività di Signore, 1935, Poème pour Mi, 1937, Quatuor pour les Fonds d'Hiver, 1941, Trois petits liturgies de la présence divine, 1944, Vendre rare sur le front Jésus, 1944, Turanga Lilla, Sinfonie, 1948, no, 48, Sang Recon, 1949, 49, Oison Exotique, 1954, Chrono Chromi, 1960, Transfigurazione di Notre Seigneur Gesù Cristo, 1969, Deux canzoni aux étoiles, 1970-1974, e l'opera Saint François d'Assise, 1983. Ebbe tra i suoi allievi Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen. Qui una piccola rassegna biografica. Allora, il perfil del quartetto per il fin dei tempi. Come ha detto Anna, questo quartetto è nato in un campamento di concentrazione nazi. E la composizione che da quel momento ha conosciuto una costante notorietà risulta divisa in 8 movimenti, ognuno dei quali presenta un personaggio o una vicenda riportati nell'Apocalisse di San Giovanni. Sarebbe una questione che Olivier Messiaen era un compositore, una persona profondamente credente, profondamente cattolica. In un primo momento questa opera era per tre strumenti, perché non aveva dei pianoforti. Il pianoforte è un strumento che è dopo, si installa dopo nell'opera. Allora,
La presenza di bravi musicisti e di un noto compositore giunse all'orecchio dei responsabili dell'Arger, che chiesero Messiaen di scrivere un trio. Allora, a proposito, si narra che mentre Le Voleur o a Coca, che sono le due musicisti del campamento di concentrazione, erano stati fatti prigionieri, avevano lo strumento con loro. Doveva quindi recuperare un violoncello e dopo aver reperito miracolosamente i fondi necessari, ebbe il permesso di recarsi scortato da un litaio dei gorzi per acquistarlo. Allora, la posizione, dal punto di vista musicale, il quartetto è attraversato da un stile caratteristico del Novecento, ma con un linguaggio non sempre facile da recepire, ma che rende piuttosto bene le suggestioni riguardandosi le fine del mondo. Le righe conclusive le dedichiamo al titolo, che possiede almeno altri due significati oltre a quello strettamente apocalittico. Il primo è relativo alla fine delle variazioni di visione sorrisi al ritmo che nell'eternità non avremo più senso. Come teneva a precisare l'autore nel descrivere le sue composizioni, il secondo risulta collegato alla speranza che la guerra potesse terminare quanto prima. Allora, come non c'è molto tempo, qui ha una... un brano almeno di un minuto per poter ascoltare questo capolavoro del secolo XX, no? Mi fa piacere, ancora prima di ascoltarlo, parlare un po' della struttura del quartetto, no? Diviso in 8 movimenti. Allora, il primo movimento si titola Liturgie di cristalli. Tra le 3 e le 4 del mattino, il risveglio degli uccelli. Un merlo o un usignolo sol tiro improvvisa un canto, circondato da uno scintillio di suoni, da un sì, come scintillio di suoni, da un alone di nili che si perdono all'icra di alberi. Si trasporga tutto ciò su un piano religioso ed ecco che si ottiene l'armonioso silenzio del paradiso. Voglio fare notare anche che Olivier Messiaen era una persona molto attenta al canto degli uccelli, perché per lui il canto degli uccelli era l'inizio di una composizione sua. Allora io passo un link di YouTube dove è la composizione e sentiamo questa prima parte, questo primo movimento che dura come potete avete osservato, il clarinetto è ovviamente
l'uccello, no? Il canto dell'uccello, che è sempre ha un certo protagonismo, no? E il secondo movimento è Vocalise pour l'ange qui annonce la fine del tempo, sì, vocalizzo per l'angelo che annuncia la fine del tempo. E allora la prima e la terza sezione sono molto brevi e evocano la forza del presente, del possente angelo. Incoronato da un arcobaleno e vestito di nubi, che posa un piede sul mare ed un piede sulla terra. Della sezione centrale ci sono le impalpabili armonie celesti. Al piano, dolci cascate di accordi. Blu arancio che abbelliscono con la loro sonorità distante la melopea quasi da canto piano del violino e del violoncello. Bene, questo quartetto è molto lungo e io credo che per rendersi conto di tutto ciò che vuol dire Messian, sa ascoltare all'intimità, no? Però ho scelto alcuni brani che si può ascoltare qua. Allora, il terzo tempo dice Abime de Wazio. Avviso degli uccelli, un'altra volta gli uccelli. Clarinette solo. L'avviso è il tempo con le sue tristezze, i suoi scoramenti. L'uccello è il contrario del tempo, è il nostro desiderio di luce, di altezze, di arcobaleni. Di canti gioiosi. Allora, questo lo possiamo sentire qua in questo stesso video. Sì, andiamo un po' avanti, o non so se c'è un clarinetto solo. Allora, Senti, volevo dirti che... questo, dimmi. No, Dimmi no, no, vai, Carmela. vai, te lo dico dopo, scusami, non ti devo interrompere, mi avevi suggerito delle cose. Vai, Ok, vai. va bene. No, E allora allora chiediamo a io. Giorgio e poi alla fine mettiamo insieme tutti questi momenti, no? Ho detto, poi diamo la parola a Giorgio, alla fine mettiamo insieme tutti questi momenti, questo volevo dirti perché mi hai suggerito delle belle cose. Dai. Allora io finisco con. Bueno, con il tema con i movimenti, però non metterò altri brani per ascoltare perché mi sembra che questo lo migliore che si può fare è che ciascuno di noi sia molto interesse nella sua intimità, come ho detto prima. Certo. Ascolti il brano dalla prima nota fino all'ultima, no? Certo. Allora, è un intermezzo, un scherzo di carattere più superficiale degli altri movimenti. Ciononostante, ricollegato a questi da certe reminiscenze melodiche. Ma il movimento 5 titolato Loda all'eternità di Gesù.
Qui Gesù è inteso soprattutto come il Verbo, una grande frase infinitamente di violoncello, magnifica con amore e riverenza l'eternità di questo Verbo dolce e potente, che gli anni non possono consumare. Maestosamente la melodia si appiana in una sorta di lontananza tenera. Insomma, in principio era il verbo e il verbo era in Dio, e il verbo era in Dio. Ecco. Sei, il movimento 6 è Danse delle Four pour le Sept Trompettes, c'est-à-dire danza furiosa per le sette trombe. Allora, ritmicamente è il brano più caratteristico della serie. I quattro strumenti all'unisono rievocano la sonorità del gong e tromba. Prima sei trompa dell'Apocalissi, l'attrice di diverse catastrofi. La tromba del settimo angelo annuncia la consumazione del mistero di Dio, impegno del valore aggiunto. Di ritmi aumentati o diminuti, di ritmi non retrogradabili, musica di pietra, formidabili grianco sonoro, irresistibili movimenti d'acci. D'enormi massi di fiume porpora, di breccia glaciale. Ascoltate soprattutto il terribile fortissimo del tema per aumentazione e il cambiamento di registro delle sue varie note verso la fine del pezzo. Allora, stiamo arrivando alla fine del quartetto. Che sarebbe il tempo, la parte 7, che fu lì da Ansel pour l'ange qui annonce le affaires du temps. E salì, se da vortice d'arcobaleni per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Si rinvengono qui certi passaggi del secondo movimento. Appare l'angelo pieno di forza e soprattutto l'arcobaleno che lo incorona. L'arcobaleno simbolo di pace, di saggezza, di le vibrazioni luminose e sonore. Durante i miei sogni, questo lo dice che ha scritto, lo dice lui, Messiaen, durante i miei sogni, sento e vedo accordi e melodie conosciute, colori e forme note. Poi, dopo questa fase transitoria, passo all'irreale ed esperisco con estasi un vortice, una compenetrazione circolare di suoni e colori sovrumani. Questa lame di fuoco, queste colate di magma, blu arancio, queste stelle improvvise, ecco lo spiglio, ecco l'arcobaleno. Arriviamo all'ultimo movimento, all'ultima parte in cui sta articolato questo quartetto. Loda all'immortalità di Gesù. Lungo solo di violino, funge da controllare al solo di violoncello di quinto movimento. Perché questa poesia, secondo Lodi? Perché si adatta più precisamente al secondo aspetto di Gesù, al Gesù uomo, al Verbo fatto carne, che risuscita immortale per comunicare la sua vita.
è tutto amore, no, è a tutto amore. Il suo lento salire verso il picco rappresenta l'ascesa dell'uomo verso Dio, del figlio verso il padre, della creatura divinizzata verso il paradiso. Il terzo movimento è un solo di clarinetto, nel quarto non suona il pianoforte, il quinto è seguito solo da pianoforte e violoncello e l'ottavo solo da pianoforte e violino. E questa, diciamo, come sta così articolato il quartetto. E credo che lo poco che si è potuto ascoltare di questo quartetto è un quartetto precisamente dice questo, no? Un quartetto che colpisce alla persona che lo ascolta, no? Perché un quartetto, è vero, un quartetto fatto in un ambiente così, nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, dove lui era prigioniero in un campamento di concentrazione, vedendo queste orrore, queste umiliazioni dell'essere umano, no? È una musica che colpisce molto, no? Che dire, a me piace molto questo quartetto per questo, no? Perché è come dice, allo stesso tempo che un quartetto, quando si ascolta un quartetto in alcuni momenti tragico, è un quartetto che dà speranza di un mondo migliore, no? Qui c'è una parte dal punto di vista religioso, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista religioso, questo quartetto, come detto, è dedicato alla Apocalisse, e la partitura, come apre con una citazione del testo di San Giovanni, che dice che e vidi un angelo forte scendere dal cielo avvolto in una nube. Questo che abbiamo sentito nella prima parte, il primo movimento. L'arcobaleno era sul capo, la sua faccia era come il sole, le sue gambe come colonne di fuoco. Pose il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, e tenendosi ritto sul mare e sulla terra alzò la mano al cielo e giurò nel nome del vivente per i secoli del secolo, dicendo: non vi sarà più altro tempo, nel giorno dei suoni del settimo angelo si compirà il mistero di Dio. Ok, Raffaele, abbiamo finito? Sì, io credo che... Grazie, grazie, grazie. Vedi che poi me ne devi un po' passare tutte queste cose che hai detto e poi ci sentiamo, perché mi è piaciuta molto quell'interpretazione che hai fatto dei suoni, il canto degli uccelli, l'angelo, l'armonia, tutto quello che hai detto. E allora diamo adesso a Giorgio la possibilità di presentarci questo lavoro che lui ha fatto con molta attenzione, con molto impegno, così come lo ha fatto Raffaele. Raffaele, ti ringraziamo. Giorgio, a te. Buonasera a tutti. Allora facciamo la solita passeggiatina. Buonasera. La solita passeggiatina fra i quadri, cercando di cogliere un momentino quelle che sono le peculiarità dell'artista, senza fare un discorso da critici o altro. Allora, Renato Gottuso nasce a Bagheria il 26 dicembre del 1911. Praticamente è influenzato dal padre fin da bambino,
perché il padre dipingeva, pur essendo un agronomo, occupandosi di tutt'altro, però dipingeva così gli acquerelli, era un uomo di cultura tutto sommato. Tant'è che lo stesso Gottuso, ricordando la sua infanzia, scrive: tra gli acquerelli di mio padre, lo studio di Domenico Quattrociocchi e la bottega del pittore di Carri, quelli siciliani naturalmente, Emilio Murdolo, prendeva forma la mia strada. Avevo 6, 7, 10 anni. E in effetti la sua strada prende una rincorsa notevole, perché a un certo punto cominciò già a pitturare definitivamente, a dipingere bene da artista a 13 anni. E dipingeva dei quadri su tavolette di legno, nelle quali usava fra l'altro la venatura del legno come elemento decorativo. Già a 17 anni partecipa alla prima mostra, una collettiva a Palermo. I temi a cui si riferisce sempre e che influenzano Guttuso sono soprattutto l'ambiente siciliano specialmente, e il sociale. Comincia fin da subito a guardare il mondo che lo circonda, per cui lui fra l'altro diventerà un uomo di sinistra, lo fu sempre, probabilmente addirittura quasi per eredità, perché il padre era amante della libertà, un uomo che desiderava proprio la libertà, e il nonno addirittura era stato garibaldino, aveva combattuto con Garibaldi, quindi c'è questo amore, questo doppio amore che gli viene insegnato dalla famiglia per la libertà e per l'arte. Compie studi liceali e universitari a Palermo, e nel 1937 partecipa ai Litorali di Cultura, Litorali naturalmente perché erano organizzati dal fascismo, perché ormai il fascismo si era impossessato dell'Italia, a Napoli. I modelli pittorici iniziali sicuramente sono gli impressionisti, quali Courbet e Van Gogh, e appunto soprattutto l'ambiente siciliano, e in lui monta proprio una sensibilità espressionista veramente fuori del comune. Dico espressionista perché nell'espressionismo si privilegia l'aspetto emotivo più che quello tecnico e razionale, tant'è che i suoi quadri sono sempre improntati a una ricerca del personaggio, ma senza riferimenti precisi con il resto del quadro, con la scena. I quadri sono invece piuttosto posizionati. Caduto qualcuno? Siamo in linea? Ci sono. Ho sentito un rumore strano. Dicevo, le sue figure, lui si concentra sull'immagine del soggetto e lo immerge in delle macchie di colore. Il colore è molto, molto, molto intenso, colore siciliano proprio. Pensando che però si ispira anche al periodo blu di Picasso, è molto intenso. Una cosa dopo dunque si trasferisce a Roma e qui comincia a frequentare altri pittori, comincia a frequentare un ambiente e formarsi anche politicamente come antifascista. Ritorna per un breve periodo, dopo 3 anni, a Palermo, dove fonda insieme ad altri 3 artisti il gruppo dei Quattro.
ormai non c'è niente da fare, la sua arte è consolidata e la scelta artistica appunto privilegia figure libere nello spazio e uno spazio carico di umori cromatici. Si trasferisce anche a Milano, perché naturalmente i centri culturali erano quelli, Roma e Milano, per quel tempo. E anche qui arricchisce la sua personalità e soprattutto il suo impegno artistico e sociale. Impegno artistico e sociale che lo vede impegnato con la sua arte a denuncia di quelle che sono le malefatte di regimi fascisti e nazisti. Adesso vedremo qualche quadro e lo commenteremo assieme. Anzi, passerei quasi subito al quadro, così dopo saltiamo fuori. La realtà proprio della personalità di Guttuso, però, è quella di un realismo sociale. A lui interessa spiegare l'umanità, l'uomo. L'uomo nella socialità, l'uomo nel gruppo, e quindi riesce a fare veramente delle opere d'arte di una intensità unica. Allora, se avete il libretto, no? State sfogliando il libretto, e se andate al primo quadro, io ho messo un autoritratto che dà un senso, ha un senso. È un po' come Guttuso si vede, è la sua anima poliedrica, la sua anima così, sempre in affanno, sempre alla ricerca di qualcosa, sempre alla ricerca di quel colore. E guardate i colori quanto sono intensi, ma guardate che addirittura ci sono tre Guttusi, presi in tre momenti diversi. Evidentemente ci lascia un messaggio su quelli che sono i passaggi della sua arte e i passaggi della sua maturazione come artista e come uomo. Adesso non entrerei nel dettaglio di quello che stava dipingendo, perché è un quadro difficile e non abbiamo neppure il tempo, e salterei invece al secondo quadro, quello che è la fucilazione in campagna, fatto nel 1938-39. Questo è un quadro dedicato a Francesco García Lorca. Ripeto, siamo nei tempi della guerra di Spagna, è l'anticipo di quello che sarà tutto il resto della tragedia europea. E sappiamo che nella guerra di Spagna non si risparmiava alcunché, non si risparmiava amici, nemici, e fu una guerra cruentissima. E lui ha saputo in questa fucilazione ha saputo trasferire tutta la drammaticità di quella guerra sociale, è quasi una denuncia proprio, no? Una condanna un po' per tutti gli spagnoli, perché arrivare a quei punti era per lui una cosa gravissima come uomo sociale, come uomo del suo realismo. Tuttavia lui descrive con estremo realismo proprio la scena. Abbiamo già dei morti ammazzati per terra, è tutto rosso, il terreno è tutto rosso, ma non è il terreno è probabilmente tutto intriso di sangue, a significare quanto pesante è stato in perdite umane è stata quella guerra. E guardate l'espressività dei due condannati, anche se ognuno ha un atteggiamento diverso, però quello con la camicia bianca ha un atteggiamento quasi di sfida. Mm-hmm. Offre il petto con coraggio nell'ultima sfida al nemico, no? Il nemico vigliacco, che poi lo fucila così da vicino, proprio guardandolo quasi in faccia. E mentre il soggetto in primo piano, quello che con la camicia rossa, ha la testa reclinata, le mani incrociate, quasi un senso di preghiera,
è arrivato alla fine degli ultimi minuti e quindi ha qualcosa da pensare, penserà chissà ai suoi cari e alla sua famiglia. È di una drammaticità unica e lui lo offrì e lo dedicò appunto a García Lorca, il quale anche lui fece un quadro similare. Passiamo alla seconda fucilazione, ce n'è un'altra. Ricordiamoci che potrà essere un po' macabro questo percorso, però in realtà è un percorso realistico, perché proprio ci accompagna per mano il futuro in queste drammatiche vicende dell'Europa del tempo. Qui per esempio abbiamo abbiamo il plotone esecuzione. Siamo già fascista, qui siamo in Italia. Evidentemente a lui interessava una cosa soprattutto, a parte il dramma appunto che si sta compiendo, però andare a guardare in faccia i quattro condannati. Il primo da destra, intanto sono di età diverse, quasi a scalare, no? Il primo da destra è poco più di un ragazzo, così, è probabilmente pieno di paura e sembra quasi chiedersi perché la sua vita finisca così, così presto. Gli altri due che avvicino, quello più alto, offre anche lui il petto, come lo offre il terzo. Guardano in faccia i loro carnefici con senso di sfida. Il quarto, impermeabile sembra, lo vediamo calvo, un po' calvo, così una persona di una certa età, è affranto, probabilmente può darsi che si chieda pure, ma che forse aveva sbagliato qualcosa. Comunque ecco, quello che voglio segnalarvi è questa indagine che Guttuso fa nei personaggi, lo vedremo anche più avanti. Non a caso lui si era fatto, fu influenzato parecchio anche da Van Gogh, e sappiamo quanto Van Gogh indagasse il suo personaggio proprio nei suoi tratti essenziali e nei colori. I colori naturalmente sono cupi e c'è sempre qualche macchia di rosso, perché il rosso anche oltre al sangue è segno del martirio in genere, no? Della violenza. Passiamo avanti e adesso vediamo un paio di disegni che Guttuso utilizzò in una mostra organizzata dal Partito Comunista, dall'Unità, scusate. Questi disegni furono accorpati tutti sotto lo stesso nome, Gott mit uns, Dio con noi. E Dio con noi era il motto che era inciso sull'anello, sopra il teschio, sopra sotto, non ricordo più, ma sotto il teschio dell'anello che portavano le SS. Naturalmente è una bestemmia, è evidente. Come una bestemmia è la svastica, che in sanscrito vuol dire stare bene, il significato di svastica vorrebbe dire stare bene, perché è il segno del sole, però nel sanscrito non solo, e nelle altre popolazioni che utilizzano questo segno, la svastica è rovesciata. I nazisti la rovesciarono apposta perché mostrare che c'era qualcosa che fu definito poi demoniaco nel loro percorso storico. Qui vediamo una mano enorme con il segno della svastica, contro la quale combatte un uomo non inerme, perché probabilmente ha in mano un fucile, un qualcosa, però una mano grande, fatta d'artiglio, è una mano rapace. Ecco, questo è un messaggio, ripeto, sempre un po' forte, sempre un po' violento, però un messaggio di una essenzialità, di un realismo assoluto, anche se metaforico. Passiamo a quella successiva e vediamo lo stesso, un gruppo di
soldati tedeschi, a me piace pensare che sono assesse più che soldati, perché molti soldati tedeschi del tempo non erano proprio d'accordo con quanto venne fatto, con quanto successe. Anche qui ci sono dei condannati a morte, stanno moribondi, stanno ferendo. È una scena di una drammaticità totale. Non si capisce bene se gli danno il colpo di grazia a quello che è inginocchiato o che... Comunque è una scena di guerra terribile, della terribile guerra che ha percorso l'Europa. E sempre sotto quel nome, Dio è con noi, sempre sotto la bestemmia. Passiamo alla terza, abbiamo ancora una volta, sempre perché è molto molto molto... molto intensa, molto impegnata il realismo sociale, denuncia tutto, ogni aspetto, ogni cosa, ogni notizia. Lui era un intellettuale molto interessato, molto aggiornato. E dovunque andava, lui entrava nel sistema e lo criticava. Fu praticamente l'avanguardia, lui, degli artisti, dell'antifascismo fra gli artisti, fu la punta di diamante. Ecco, e qui vedete, entriamo un momentino proprio rapidamente nel dettaglio dei personaggi. Sulla sinistra abbiamo un uomo chino su un moribondo, forse cerca di salvarlo. Due pie donne, guardate un po', sembrano, mi è scappato adesso pie donne, non so se sono pie donne, ma mi viene in mente un po'... Una crocifissione, una deposizione della croce. In alto un altro uomo che cerca di sostenere un altro ferito che ormai è destinato probabilmente a morire anche lui perché è completamente abbandonato. Anche qui, senza colore addirittura, solo con un minimo di grafica, un minimo di colpi di china, riesce a trasferire la drammaticità, l'intensità di una tragedia che si è consumata centinaia di volte, migliaia di volte con noi. Andiamo sull'ultimo delle testimonianze di guerra. Ah, una cosa mi preme dirvi, probabilmente non tutti i quadri sono nella serie storica, ma non valeva la pena fare un percorso così drastico, proprio temporale, drasticamente temporale. Ho preferito buttare là appunto quelli che sono i motivi essenziali del realismo sociale di Coso, per cui ci sono quadri fatti prima, fatti dopo, probabilmente gli stili, vedremo anche se riusciamo a distinguerli, gli stili sono anche un po' diversi, perché cambiò stile pure alcune volte. E se vedete attentamente, su un carro siciliano, sembrerebbe un carretto siciliano, dei soldati tedeschi stanno caricando dei cadaveri, dei morti, probabilmente vittime di una fucilazione. Okay. E, al di là del fatto della tragicità, guardate le figure, quanto truci sono questi soldati, non li si vede il viso, si capisce che sono soldati tedeschi solo dall'elmetto. Le figure sono massicce, sono solide, sono la forza, hanno i loro stivali lucidi, da buoni crucchi, però quello che colpisce più di tutto è, a parte l'abbandono di questi morti, di questi cadaveri, ma guardate un po' la mano che penzola da quell'uomo che è morto, che sta per essere caricato. Allora, in primo piano a destra abbiamo due mani che sono legate, quindi questa è un'esecuzione. Ma guardate quelle due mani, a me sembra di intravedere i buchi dei chiodi e pensare che un pittore di sinistra, un pittore comunista come Guttuso, abbia potuto pensare di mettere i fori dei chiodi sulle mani di un condannato a morte è significativo, è molto significativo. E qui
direi che si rivela tutta la rabbia del pittore, no? del Gottuso, pittore ed intellettuale di sinistra, di area comunista, siciliano. Il carretto siciliano viene usato per portare via i cadaveri che uccisi da truppe di occupazione. E questa rabbia, questa espressività, questa arte espressiva così, poi la troveremo anche dopo, quando parlerà del popolo contadino, quando parlerà delle masse contadine e degli operai che protestano contro i regimi. E, diciamo che un popolo contadino che era sì, anche una miseria, c'era la miseria a quel tempo. Una miseria dignitosa come ci ha fatto vedere in precedenza Camela, però sempre una miseria dignitosa, perché in mezzogiorno ha avuto molta miseria, ma dignitosa. Andiamo avanti, qui c'è un quadro, una crocifissione, se aprite la crocifissione, è un quadro fatto nel 1941. La guerra è cominciata, per l'Italia è cominciata da un anno, poco più. Allora, questo quadro, che peraltro venne anche premiato, non ricordo più in che mostra, a Roma mi pare, sì, su una quadriennale romana, se non sbaglio, venne premiato col secondo posto. Allora, fu lo scandalo e del fascismo e della Chiesa, perché che non capirono? Beh, vabbè, il fascismo l'aveva capito perché è una denuncia contro la violenza. E la Chiesa ufficiale si scandalizzò per due motivi. Uno, perché aveva utilizzato un uomo di sinistra, un comunista, aveva utilizzato una visione sacra, un momento sacro della religione cristiana per fare, secondo loro, propaganda. In realtà non è propaganda, è il realismo, il neorealismo che lui voleva significare. E lo fa sempre attraverso il suo espressionismo, che non abbandonerà mai, anche quando modifica gli stili. Andiamo a vedere dentro, mettiamo dentro a questo quadro. Allora, intanto vediamo in primo piano abbiamo gli strumenti di tortura sulla tavola, la ciotola, probabilmente quello che sarebbe il Sacro Graal, il panno che probabilmente intriso di aceto venne fatto da usare a Cristo, i chiodi che non sono stati usati per chi? Per il condannato di destra, quello con la pelle un po' arrossata, gli viene negata, siccome è quello cattivo, no? Il condannato cattivo, quello che prende in giro Gesù Cristo anche in croce, gli nega pure la sorte uguale a quella di Cristo, mentre a sinistra, quasi in mezzo al quadro, alle spalle del Cristo, abbiamo il condannato, quello che il pentito, quello buono, e il quale fa la stessa morte del suo Signore, di quello a cui lui si è raccomandato. Torniamo un momento indietro. La scena è estremamente drammatica, pur nella sua anche durezza delle figure, la violenza di colori, è tutto assai improbabile, no? Questi cavalli strani, così, un cavallo blu addirittura. E qui abbiamo, credo, Longino si chiama, no? Il centurione che ha colpito Cristo al costato. Ma perché da scandalo? Ma da scandalo perché abbiamo la Madonna è anche vestita abbastanza, ma non più di tanto. E poi abbiamo le altre due Marie che sono nude. Sono ignude, e quindi era. Ma guardate un po', sicuramente la Maddalena completamente nuda, che cerca di coprire il corpo di Cristo con la sindone.
Ora, questo modo di procedere, di costruire il quadro da parte di un comunista, di un uomo di sinistra, con questi dettagli così cristiani, è veramente significativo. È significativo perché vuol dire che sapeva cogliere in qualsiasi evenienza quello che erano le peculiarità della scena della scena pittorica che doveva costruire. Quindi direi che questo quadro è un'intensità, è uno delle pietre miliari fra di Gottuso. Anna, dovevi scrivere qualcosa di questo? Sì. La crocifissione è il dipinto che gli dà la fama fra mille polemiche, che da parte anche del clero e del fascio, perché sotto il soggetto sacro denunzia gli orrori della guerra. Di esso Guttuso ha scritto nel suo diario che è il simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee. Ecco, quindi è un messaggio esplicito, non solo subliminale, di condanna verso i poteri violenti, verso l'oppressione. E andiamo avanti, però l'impegno totale, l'impegno nel realismo di Guttuso si sviluppa anche nella vita di tutti i giorni. E adesso ci legge una cosa, no? Un suo pensiero. Ho cercato sempre in una pittura molto comunicativa, tinte forti, perché in Sicilia la luce è così forte che brucia i colori. Se li vuoi far vedere, li devi rinforzare. La pietra gialla dell'aspra, la terra rossa, il giallo dei limoni, ecco i colori che mi sono rimasti nel sangue, nel sentimento. A Bagheria il colore particolarmente duro. La terra accesa, le ombre nere e il mare di Aspra. È diverso da ogni altro, con quella sua striatura violetta e bianca. Grazie. Ecco, questo è in prossimità dell'eruzione dell'Etna. È un quadro dell'83, poi anche abbastanza recente. Ma guardate un po', se non è una vera eruzione, guardate i colori, guardate i rossi con l'arancione sotto. Beh, qua abbiamo le amiche siciliane che conosco molto bene questo fenomeno. Ma l'intensità dei colori, riesce ad andare a verificare l'esistenza dell'uomo, anche lì, anche sul bordo della lava. Guardate, quelle quattro figure che stanno a guardare, a osservare. Passiamo avanti, sempre con questa vicenda della lava. Abbiamo il quadro successivo, quello immenso, la fuga dall'Etna. 40 anni prima lui vedeva, evidentemente c'è stata una eruzione, e allora costruisce un'allegoria. In realtà è un'allegoria, non può essere successo tutto così. E in mezzo a tutto questo parapiglia di questo quadro, un quadro enorme, è un quadro soprattutto però allegorico. E in questa allegoria, se noi andiamo a verificare le facce di ognuno, gli atteggiamenti di ognuno di questi personaggi, ce ne saranno non meno di 25-30, credo. Ci sono gli zitti. Per esempio, ecco, le donne sono scappate mezze nude da casa, perché evidentemente c'è stata anche una scossa di moto, c'è una concitazione. E ci sono due cose che mi piacciono molto in questo quadro. Guardate in alto, fuori dal parapiglia, c'è una mamma con un piccolino in braccio. Guardate come lo tiene, sono pochi tratti. E lui ha segnato molto la figura con il contorno, però non si vede la faccia, non si vede niente. Però questa è una maternità. Quindi la madre che in mezzo appunto all'eruzione, una cosa, deve proteggere il bambino. Ma attenzione, oltre al senso materno c'è anche il senso paterno. Vi spostate tutto a sinistra, in basso,
vedete un signore con una camicia rossa, il quale è tutto chino, non ha paura come gli altri, non sta tentando di scappare, sta tentando solo di proteggere quel bambino, suo figlio. È quasi nascosto il bambino, non vede neanche. Però, guardate, non si vede perché il padre gli fa da scudo, lo copre quasi. Ecco, anche questo è un quadro di un'intensità e di una partecipazione sociale che è veramente, ma direi anche entusiasmante per certi aspetti. Proseguirei e Anna ci legge, ci dice due righette di pensiero di Guttuso. Il tema del nudo al no, quale no, Alberto... No, mi ha fregato. Avanti. Sì. Ritornavo scusa. Quello prima la di uccidere. La portella della ginestra? No, ritornavo alla mia infanzia. Allora dai, leggo io, dai. Non sì, leggila tu perché io non ce l'ho. Allora, niente, la partecipazione alla vita siciliana, anche se lui dopo viveva a Roma, ha vissuto a Roma tantissimo, il suo centro culturale lì, però la sua Sicilia l'aveva nel cuore, quindi lui ci tornava spesso. E dice, infatti, dice nel suo diario, ritornavo alla mia infanzia, alla mia gente, ai miei contadini, a mio padre agrimensore, ai giardini di limoni e di aranci. Guarda caso, i giardini di limoni e di aranci furono i primi quadri che lui dipinse a 17 anni, con i quali partecipò insieme al quadro di Palinuro e un altro che non ricordo, partecipò alla sua mostra collettiva. Ma andiamo a vedere quel mercato. E qui siamo nella Vucciria, le amiche siciliane la conoscono benissimo. Abbiamo il massimo dell'espressività, il massimo dell'espressività, il dettaglio quasi minuzioso, dettaglio minuzioso nella bestia cellata, gli ortaggi che stanno quasi cascando fuori, perché tanto sono accatastati. Qui c'è la ricchezza, c'è la dovizia, no? Quella che si sa che c'è in questo mercato. Guardate i polpi che sembrano quasi muoversi, i granchi giganti, non se ne trova più adesso purtroppo, pochi, vivi, sembra quasi che il pesce sia vivo, si muove. Guardate l'occhio del coso, del pesce spada, con la sua spada. E guardate la faccia della gente. Una bella signora, bella tonda, in primo piano, ho detto la faccia, ma mi ha colpito prima la signora che va a fare la spesa. Le facce, una faccia di una saia, un altro signore, il venditore del pesce. Ha concentrato, praticamente qui ha chiuso tutto lo spazio. In effetti la strada, la Vucciria è abbastanza stretta per camminarci dentro e via, però non è così stretta. E lui l'ha rinchiusa ancora di più, perché così ha messo in evidenza le persone che ci sono dentro, i personaggi che vivono nella Vucciria, e quindi gli permette di andare al dettaglio, al descrittivo. E poi sta anche a mostrare l'abbondanza e la quantità di cibo disponibile in questa Palermo, in questa Vucciria. Ecco, qui ripeto, è già un quadro, ormai è del 74, una decina d'anni prima di morire, e quindi ha già raggiunto una perfezione stilistica non indifferente. Andrei avanti perché evitiamo di far notte. Ancora la sua partecipazione sociale, la sua denuncia, la sua, come si può dire, lo scandalo che prova, no? Quando nel 57, e addirittura direi un dolore crudo, e la sua espressività riesce a trasmetterla in questo quadro di Portella della Ginestra. E allora qui Guttuso
non fa una denuncia, direi, non fa una denuncia contro, contro chi spara, e più che altro si concentra a vedere la scena, si concentra sulle vittime, su quelle che sono le vittime. È un massacro, sarà un massacro, lo sappiamo tutti, perché spararono a gente inerme che andava solo a fare una marcia per ottenere qualcosa di più. E fu il banduto Giuliano, la sua banda, no, che spararono, pagati chissà da chi. E questa realtà, questo dolore, questa amara realtà, irrompono in questo quadro. È un quadro, vedete, i colori non sono più accesi come è consueto a fare. Sì, c'è ancora un po' di rosso, perché ovviamente non lo abbandonerà mai il suo colore. Però vedete la tragicità dei personaggi. Un uomo che sostiene la sua donna, che è ormai morta, e sta guardando chi è che l'ha colpita. Un uomo sotto il cavallo che si è azzoppato, che è caduto addosso. Ancora due persone anziane che si girano ignare, non capiscono cosa succede. Una vecchia che sta accarezzando il nipotino a sinistra, con la bocca aperta. Guardate il dettaglio, perché è bello vedere anche i dettagli di queste facce. Guardate l'espressione anche dei due anziani che stanno guardando sulla montagna. Guardate l'espressione. La bocca è aperta, è stupore. Dice, ma come? Anche qui, maestro di realismo sociale. Realismo sociale che dopo lui, se andiamo all'altro quadro, Contadini al lavoro, che è del 51, è un realismo sociale che manifesta anche, esaltando quelle che sono le figure dei lavoratori, perché nel sociale c'è il lavoro, e lui da buon comunista lo sa. Allora ci sono questi braccianti agricoli che stanno zappando una terra brulla, una terra rossa, è faticoso. A me è venuto in mente, ho fatto un collegamento un po', che erano i contadini di Van Gogh. Sicuramente lui li ha visti e può darsi che ne sia stato colpito e anche influenzato. Però ci sono due aspetti diversi rispetto ai contadini di Van Gogh. I contadini di Van Gogh sono tutti quanti probabilmente più anziani, dimessi, si vedono sempre curvi, piegati, non si vedono mai in faccia. È una miseria, come dire, condannata, è una miseria che non ha scampo. Ma lui da uomo di sinistra cosa fa? Intanto ci fa vedere il braccio del bracciante agricolo, braccio probabilmente lui è influenzato anche dalla cosa, da qualche pittore del regime russo, ne vediamo in questi uomini forti che vengono esaltati. Ma quello che mi colpisce più di tutto è che il quarto contadino, il quarto bracciante, non è piegato, non ha piegato la schiena, ed è il simbolo, si tira su e si gira e ci guarda con tono emblematico, forse accusatore. Ecco, il realismo e soprattutto l'impegno sociale, no? L'impegno sociale di questo uomo, di questo pittore. Il quadro è una denuncia, non è più la presa di la presa d'atto come in Van Gogh, che c'è della gente povera che coltiva la terra miserevolmente e raccoglie patate. No, qui c'è già qualcuno che reagisce. Perché? Ma perché ci furono le marce dei braccianti agricoli a quel tempo, no? E naturalmente il tutto diventa quasi un manifesto, da buon comunista, quando muore Togliatti, dipinge i funerali di Togliatti. Funerali di Togliatti, vedete la quantità di persone, la quantità di bandiere rosse ovviamente, vediamo i pugni alzati, vediamo tutta questa folla. Beh, ma sì,
Se guardate bene, al centro del quadro si distingue Berlinguer, e si distingue la Nilde Iotti. Quindi si distinguono i personaggi. Quindi nel quadro, i funerali di Togliatti, è un ritratto politico, una trasposizione visiva che ha un impatto notevole, un impatto emotivo forte. Ci sono bandiere rosse, appunto, che sono il simbolo, icone della fede, del comunismo. E c'è un pianto corale per questo grande padre che li lascia. È un oceano di persone, no? E sembra quasi un mare, no? E in questo mare ci sono queste vele rosse, le vele in questo oceano di disperazione. Nella moltitudine, nella folla, spiccano appunto, fra l'altro, oltre a quelli ai maggiorenti del comunismo italiano, lui ha effigiato anche dei visi pallidi di Lenin, Stalin, Gramsci, che naturalmente non possono essere stati presenti, e dopo in primo piano appunto i membri del Partito Comunista di allora e la Nilde Iotti, che era la compagna di Togliatti, lo sappiamo. Quindi qui praticamente ha condensato tutto quello che è l'orgoglio politico del Partito Comunista e degli uomini della sinistra. E passiamo al successivo. C'è un quadro che si chiama Spes contra Spem, la speranza malgrado le speranze. E nel quadro riassume un po' una visione allegorica della vita, della sua vita. E è un quadro di grandi dimensioni, sia questo che anche il successivo che vedremo dopo, Bordello, Van Gogh che porta l'orecchio tagliato al bordello di Arles del 78. Che dire, qui riassume nel quadro la visione allegorica della vita. La tela ritrae un interno, no? Dove si vede l'artista con la moglie Mimise e davanti a una tela rossa. Hanno due gruppi di amici da un lato e dall'altro, perché sappiamo che facevano una vita anche piuttosto sociale, anche da un punto di vista. E sullo sfondo del mare c'è naturalmente, si apre il mare e naturalmente c'è sempre una donna. Gottuso amerà molto le donne, dopo Anna ci dirà anche qualcosa. E soprattutto dobbiamo vedere, c'è una bambina in primo piano che corre. Bambina, lui non aveva figli, quindi non può essere sua figlia. Ma la bambina rappresenta il passo del tempo e della memoria che corre, no? Il tempo che fugge. Tempus fugit. Vai, Anna. Il tema del nudo, al quale Alberto Moravi attribuiva tale significato. Il nudo rivela che l'amore è sentito come qualche cosa che può essere piacevole solo in rari momenti, qualche volta di crudeltà e violenza. E difatti questo nudo, questa donna con questa figura col drappo bianco, è tutto fuorché eroica, è erotica, è una donna che muore o che comunque è soggetta a un grande dolore. E quindi appunto il nudo, viene il tema del nudo in Gutuso, viene trattato con calore, se vogliamo, perché lui ha amato addirittura una delle sue modelle, che divenne poi compagna, la Marta Mazzotto. Però sa dare anche i giusti significati nei momenti particolari. E quindi qui, per esempio, questo nudo è un nudo atroce, un nudo terribile, non ha niente di erotico, è assolutamente drammatico. Siamo oltre. E qui abbiamo la stiratrice e il ragazzo di Caravaggio. E qui si è inventato, chissà perché, un trucchetto.
Il bambino con la bocca aperta che regge quel drappo bianco è il ragazzo che è la copia, praticamente pari pari la copia di un ragazzo che è stato ripreso dal Caravaggio, spaventato, fra l'altro l'espressione di spavento, nel suo quadro Il martirio di San Matteo. È sempre un po' emblematica la cosa. Perché la donna è nuda? Sta stirando. Ma perché la vuol mettere a nudo? Non perché lui ne veda un momento erotico qui. Qui è la massaia, la donna di casa che stira, è se stessa. Ecco perché la mette a nudo. Ripeto, almeno a me non è, io non ci vedo niente, ci sono tutti i suoi bianchi puliti, candidi, sembrano delle sindoni addirittura. C'è ancora la scodella dove si metteva a sciogliere l'amido nell'acqua, ci sono ancora le mollette di legno, vedete il dettaglio, è preciso, ci dice tutto. Si dice tutto di questo ambito familiare, ma soprattutto questa donna è una donna qualunque, una donna del popolo, e lui la spoglia, ma la spoglia per farsi vedere quanto è bella questa figura, quanto è materna, quanto è importante. Andiamo avanti ancora. Ecco qua, invece qui abbiamo un nudo, probabilmente qui è la Marta Marzotto, è uno dei tanti disegni e quadri che ha fatto. Ecco qui, lui trasferisce tutto il suo, la sua carica erotica, anche la sua carica di sanguigna di uomo, no? Però non sono nudi. Normalmente, almeno a parte forse qualche uno con un momentino più spinto, non sono mai proprio nudi volgari. Piuttosto direi che c'è la ricerca in questi deretani così abbondanti, queste cosce così, la ricerca della Dea Madre. È l'emblema della Dea Madre, questa ricerca del passato, della tradizione, dell'antico. Perché lui è un uomo di cultura, non dimentichiamolo. Passiamo avanti. E lui è stato influenzato da Van Gogh, ma lui sa benissimo che Van Gogh era dedito a frequentare i postriboli e le prostitute. Van Gogh, poveraccio, ha avuto una vita veramente travagliata, e sì, andava con le prostitute. E allora lui gli rende omaggio nel suo quadro, Van Gogh, quadro del 78, un olio su tela. Van Gogh porta l'orecchio tagliato al bordello di Arles e lo fa in segno di rispetto, naturalmente. E vedete il dettaglio, guardate il volto di Van Gogh, è Van Gogh, lo ha copiato benissimo dai quadri, dagli autoritratti di Van Gogh, perché lui non può averlo visto. E la scena è drammatica, c'è un Van Gogh ormai completamente fuori di sé, e va quasi a chiedere aiuto a una prostituta, si vede probabilmente una prostituta che lui frequentava. Guardiamo le altre donne, che sono tutte discinte, sono delle professioniste, sappiamo, abbiamo visto chi non ha frequentato come me, ma ha visto il film di Fellini o altri, si è fatto l'idea. Direi che però non c'è la volgarità, c'è la professionalità, qui si esercitava la professione più antica del mondo, e non c'è scandalo, non c'è turpiloquio. Ognuno fa il suo mestiere, no? E il povero Van Gogh fa il derelitto. Questo è un quadro in omaggio appunto di Van Gogh, che lui considerava in fondo uno dei suoi maestri, uno dei suoi ispiratori. Andiamo a finire al Bosco d'Amore, se non sbaglio sì, è l'ultimo quadro, e anche qui apparentemente una scena altamente erotica,
Io mi ricordo che qualche luna a Venezia, quando ero ragazzino, così negli anni 80, così, e diceva: Ego tuso se sporcacion. Ma in realtà non credo che sia proprio così, perché quel quadro, anche se tratta di una componente di Eros notevole, non indifferente, però va analizzato. Allora, Il Bosco dell'Amore praticamente è l'ultima in ordine di tempo delle grandi opere di Renato Gotuso. Sono tele di grandi dimensioni. Ha cominciato nel 1939 con La fuga dell'Etna, che abbiamo visto prima. Ma soprattutto sono tutte quante allegorie, attenzione. Sono allegorie. Sotto alla vicenda, sotto la figura, sotto i tratti di quella pittura, c'è qualcosa, c'è il cosa, il pensiero di Gotuso. E allora questa sequenza di quadri così simbolici servivano a Gotuso per guardare e guardare la vita fuori, ma come nella fattispecie, perché qui ormai a 70, dunque 85, a 77 anni mi pare, adesso 76, ha già passato da qualche anno la settantina, e praticamente è un'introspezione, no? Allora lui si proietta a se stesso, ma a se stesso chi è? Gotuso dov'è? È qui, nell'angolo sinistro, in basso, questo vecchio, si è fatto forse anche più vecchio di quello che è. Ma non è un guardone, è là seduto. È seduto che guarda cosa? Guarda la vita, guarda la vita, guarda in primo piano una donna, una dea madre, perché anche qui c'è una dea madre, no? E guarda una coppia, l'amplesso di una coppia, guarda una donna disperata seduta, guarda un uomo solo che si sta guardando intorno. Guarda le scene di quelle tre coppie in fondo che si seducono, che vivono. E lui ha avuto una vita, io credo anche abbastanza felice, perché nel complesso ha avuto tutto quello che desiderava, sotto tutti i punti di vista, però ha avuto una vita intensa, una vita anche travagliata. Però questo è un quadro che lui guarda sicuramente con distacco. Cioè questo Eros lo guarda con distacco, lui ha già superato la soglia di quello che è un interesse morboso, no? Ma non lo guarda da estraneo, in questa allegoria amorosa. E quindi ripensa i suoi sentimenti, i suoi pensieri, probabilmente le sue compagne della sua vita, e naturalmente è là, in quell'angolo, che sta a meditare. E quindi Gotuso dice di aver provato l'insufficienza dei propri mezzi e di essersi accorto con come la modernità abbia distrutto quella sapienza, quel mestiere che i pittori del passato acquisivano, quasi senza sforzo, nella bottega dei loro maestri. Dice aver preso coscienza di quanto sia difficile per lui arrivare, improvvisando e producendo per tentativi, a far resistere una figura, a farla in qualche modo funzionare nel quadro. È un architetto dell'uomo, è un architetto della umana. Concludo il discorso con la fotografia di Gotuso, ormai anziano, che pensa. Una sigaretta in mano, che sarà quella che lo uccide perché muore di tumore ai polmoni, e un bicchiere davanti. E guardate un po' il suo grande amico sotto, il suo grande amico Pierpaolo Pasolini, con quale avevano avuto notevoli scambi e di amicizia e culturali. Ed Anna ci conclude con il pensiero di Pasolini. Beato te che quando prendi la matita o il pennello in mano, scrivi sempre in versi. Chi dipinge è un poeta che non è mai costretto dalle circostanze a scrivere in prosa. Ti trovo, fratello, proprio in questo, nella disperata premeditazione di fare sempre poesia, in ogni discorso, magari abbandonandolo a sé, incompiuto, caotico, neonato, là
dove potrebbe livellarlo con l'integrità del resto la prosa. Pierpaolo Pasolini, presentazione. 20 disegni di Renato Guttuso, presentato da Pierpaolo Pasolini, 6 ottobre 1962. Ho finito, grazie. Bravi. Bravissimo, bravissimo, bello. Bravo, bravo. Lavoro veramente fatto, non ci sono parole. È un po' difficile accelerare i tempi con Pericoso, per Guttuso ha talmente una produzione vasta, è talmente una personalità multiforme che concentrarlo in una mezz'oretta poco più era quasi irrispettoso. È un tentativo. Comunque sì, ci abbiamo provato, dai. Io veramente ho gustato molti particolari, il colore. E poi la definizione di Pasolini che mi è piaciuta tantissimo, perché effettivamente riuscire a mettere attraverso il colore, l'apertura, un messaggio profondo e totale non è facile, lui ci è riuscito. Sì. I primi mi sono piaciuti forse un po' di più perché sono stati più attinenti ad una realtà che è stata quella vicina al mondo contadino di cui avevamo parlato. Negli altri c'è una maturità più ampia, più grande, no? Che il pittore via via ha raggiunto e che è una maturità che ha esternato il suo profondo mondo interiore, il modo con cui lui guarda tutta la realtà. Non è diventato più universale, no? Esatto, non un pittore della realtà, bellissimo. Un gran bel lavoro, complimenti. Grazie. Bene. Non so se gli altri vogliono... Benissimo. Complimenti, complimenti veramente per l'impegno e per tutto.